Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Riapre la pescheria Il Delfino, teatro della tragedia del 23 dicembre, dove fu ucciso il titolare Antonio Morione. Andare oltre il dolore. Ha riaperto la pescheria Il Delfino, l'attività commerciale di Bosco Reale in provincia di Napoli, dove la sera del 23 dicembre scorso venne ammazzato il titolare Antonio Morione, colpito a morte da un colpo d'arma da fuoco sparato dai rapinatori che avevano provato a portare via l'incasso della serata. Una riapertura in ricordo del padre, dice Tancredi Morione, per tutti i Teddy, uno dei tre figli di Antonio, le altre due sono Noemi e Rebecca, che insieme alla madre Maria e alla giovane fidanzata hanno sollevato la saracinesca dell'esercizio di Via Giovanni della Rocca a poco più di 3 settimane dalla tragedia. A ricordare quanto accaduto lo scorso 23 dicembre, lo striscione posto dai cittadini della zona per invocare giustizia. Antonio Morione quella sera era impegnato all'esterno della sua attività quando alcuni malviventi arrivarono in auto. Poco prima avevano rapinato la pescheria del fratello di Morione, distante alcune centinaia di metri dal Delfino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno di loro scese dalla vettura armato per dirigersi verso la cassa. Accortosi del pericolo, Morione prese un coltello e squarciò uno pneumatico, provocando la fuga del rapinatore che esplose 4 colpi d'arma da fuoco, uno dei quali centrò il titolare della pescheria, senza lasciargli scampo. Blitz dei carabinieri a Pagani, 24 gli arresti. Ventidue sono finiti in carcere, due con l'obbligo di dimora nell'ambito di un'inchiesta su un'organizzazione dedita allo spaccio di droga a Pagani e nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese. Questo è il bilancio del maxi blitz effettuato questa mattina dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le operazioni si sono svolte, come detto, nella provincia di Salerno, Napoli e Cosenza e hanno complessivamente impegnato oltre 150 militari con il supporto di elicotteri e unità cinofile. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, al vertice dell'organizzazione spiccano un 59enne e un 28enne di Pagani legati da rapporti di parentela. La prevalente e quasi esclusiva forma di distribuzione della droga, in particolare cocaina e crack, avveniva attraverso la consegna a domicilio, compito affidato alla rete di 22 pusher attivi sulla base di turni continuativi che trasportavano lo stupefacente in quantitativi minimi in bocca o nelle parti intime, per evitare così i controlli delle forze dell'ordine. Vasto l'impegno di donne, 10 quelle arrestate nell'operazione di questa mattina, tra cui la moglie di uno dei promotori che lo coadiuvava e aveva funzioni di verifica contabile. Dalla quantità di droga movimentata, finita sotto la lente degli inquirenti solo durante il periodo dell'indagine, si è calcolato un guadagno per l'organizzazione di circa 4 milioni di euro. Il blitz di oggi segue a pochi mesi di distanza un'operazione analoga nei confronti di un altro clan con base sempre nel comune di Pagani. Siamo in collegamento con Elio Manzillo, direttore dell'unità operativa malattie infettive dell'immigrazione del presidio ospedaliere Cotugno, ospedale dei Colli. Salve, grazie per essere nuovamente con noi, direttore, ben trovato. Bentrovati voi, buongiorno e grazie a voi. Allora, direttore, qual è al momento la situazione emergenza coronavirus, quarta ondata nel vostro presidio? La situazione in pratica è stazionaria, nel senso che non ci sono più le code di ambulanze al pronto soccorso, ma c'è una continua richiesta di ricoverare pazienti sintomatici che riusciamo a supplire con un turnover di dimissioni abbastanza snello nei tempi, diciamo che questo fortunatamente ci è consentito, specialmente perché pazienti con vaccinazione completa o incompleta hanno un decorso clinico molto più breve dei pazienti invece non vaccinati. Quali sono i pazienti ricoverati attualmente? Più i non vaccinati? Sempre più i non vaccinati che purtroppo per loro hanno oltre un decorso clinico in degenza più impegnativo, anche una buona possibilità di avere una degenza in situazioni di livello assistenziale più elevato, come una subintensiva o addirittura una terapia intensiva, dove rappresentano quasi la totalità dei pazienti. Per quanto riguarda, diciamo, i positivi tra il personale sanitario, sono in aumento? Qual è la situazione al Cotugno? No, non sono in aumento, diciamo che sono abbastanza sotto controllo. Abbiamo avuto dei contagi
nei giorni scorsi, siccome sono tutti dipendenti vaccinati, fortunatamente sono tutti asintomatici e soprattutto hanno un decorso anche di positività del tampone relativamente più breve del paziente non vaccinato. Da infettivologo le rivolgo una domanda che ci rivolgono tanti telespettatori. C'è molta paura per questa terza dose, poi non ne parliamo della quarta quando si ventila la possibilità, insomma, ma ancora tutto da vedere. Da infettivologo le chiedo, la terza dose può in qualche modo portare il nostro sistema immunitario ad una paralisi e quindi addirittura essere nociva? Ma io mi domando da dove nascono queste domande. Cioè, noi nella nostra vita facciamo più vaccinazioni, alcune prevedono 3 dosi, alcune prevedono anche un richiamo ogni 5 anni. Non riesco proprio a capire il timore della vaccinazione per il Covid. Basterebbe leggere i numeri di un anno fa e i numeri di ora per affidarsi totalmente alla pratica vaccinale e fare con tutta serenità anche la terza dose, senza nemmeno ipotizzare una paralisi del sistema immunitario. Per quale motivo dovrebbe essere paralizzato il sistema immunitario che viene soltanto stimolato a tutelare la nostra persona da un'eventuale infezione? La paura, insomma, testimoniata dai nostri telespettatori, nasce dal fatto che poiché c'è questa variante Omicron così contagiosa, magari uno si sottopone alla terza dose senza sapere che in quel momento può essere un soggetto positivo e quindi avere un sierologico molto alto. Quindi la paura nasce da questo. Allora, è bene capire che il sierologico per quanto riguarda la conta degli anticorpi non ci aggiunge nulla, assolutamente, perché l'avere anticorpi alti per un'infezione naturale da Covid non preclude la pratica vaccinata, che sicuramente ci tutela più a lungo, nel senso che avere una terza dose, cosiddetta di rinforzo o booster, come la vogliamo chiamare, dovrebbe, al momento è tutto work in progress, garantire una immunità e quindi una protezione maggiore e per un periodo più lungo di tempo. Poi quello che accadrà fra 6 mesi, ce lo diremo fra 6 mesi. E se si è positivi e si fa contestualmente il vaccino, cosa rischiamo? Non rischiamo nulla, non rischiamo nulla. Quindi lei ritiene, insomma, che si può andare avanti con queste vaccinazioni così ravvicinate? Ravvicinate, si deve andare avanti, insomma, 4 mesi dalla seconda dose, 5 mesi dalla seconda dose sono un periodo anche abbastanza fisiologico per una pratica vaccinale. Ritiene giusta la vaccinazione anche per i bambini dai 5 agli 11 anni e addirittura da 0 a 5 anni, come si sta studiando? E anche qui io mi domando perché farci questa domanda. Oggi i bambini rappresentano un veicolo di infezione, di trasmissione della malattia, non soltanto nell'ambiente scolastico, ma anche poi quando tornano a casa in famiglia. E quindi vaccinarli è cosa buona. La vaccinazione è una pratica che in genere noi facciamo a partire dal terzo mese di vita dei bambini e mi domando anche qui perché dovremmo pensare che questa pratica vaccinale per il Covid nei bambini al di sotto dei 5 anni debba rappresentare un problema. Dalla sua esperienza, insomma, ormai sono 2 anni che conviviamo con questa emergenza, quando possiamo vedere la luce? C'è la possibilità concreta che si creino altre varianti più pericolose? C'è la possibilità che si creino altre varianti perché, come ho detto magari anche altre volte, la mutazione del virus è una tecnica che il virus adotta per sopravvivere, quindi cambia per sfuggire a tutto quello che cerca di ostacolarne la replicazione. Se saranno più o meno contagiose o più o meno pericolose, questo non è dato saperlo perché purtroppo non abbiamo questa possibilità. Quando vedremo la luce, io credo che noi ci dobbiamo programmare per un livello endemico di infezione da Covid, cioè Covid non ci lascerà nell'immediato e non ci lascerà nel giro dei prossimi 1 o 2 anni in maniera definitiva, quindi lasciando sempre una quota di persone infette e quindi potenzialmente contagiose. Che questo livello si abbasserà, sicuramente succederà e sarà grazie proprio alla pratica vaccinale estensiva.
Quindi praticamente secondo lei bisognerebbe insomma tornare ad una vita pressoché normale rispettando quelle che sono le, diciamo, norme base, tipo la mascherina FFP2 nei luoghi chiusi, il distanziamento, il lavarsi continuamente le mani. Queste sono misure che non dobbiamo abbandonare nell'immediato e nemmeno, diciamo, in prospettiva futura. Queste sono le misure che non dobbiamo abbandonare mai, ma che è evidente che non riusciamo a fare nemmeno oggi, perché se oggi continuiamo a contagiarsi, avere un livello così elevato di persone che si contagiano, vuol dire che questi accorgimenti non vengono adottati. Immagino che ci vorrà ancora del tempo per capire che la mascherina, lavarsi le mani, evitare gli assembramenti e quindi la diffusione del virus. Prima che entrino nei cromosomi dei napoletani e degli italiani in genere, ci vorrà un po' di tempo. Direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. L'emergenza rifiuti si aggrava in città, l'intervento duro del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La situazione è sotto gli occhi di tutti, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi quando i giornalisti questa mattina gli hanno chiesto di commentare le condizioni igieniche in cui versa la città. Non siamo sicuramente alle oltre 1.000 tonnellate di sacchetti per strada del 2011, ma la città è sporca e in particolare proprio in alcuni di quei quartieri che in passato si era sempre cercato di salvaguardare, dando precedenza nella raccolta rispetto ad altre zone per l'alta presenza di visitatori stranieri. La Zella, come la definisce lo scrittore e giornalista Pietro Treccagnoli, paragonando i cumuli di spazzatura al principio di calvizie che si prova a nascondere, ma che prima o poi rispunta sempre fuori, è spuntata già da giorni, soprattutto nella zona a ridosso di Piazza Trieste e Trento e Plebiscito. Dalla scorsa settimana sembra che i quartieri Spagnoli e San Ferdinando siano state eliminate dal percorso dei mezzi della SIA, la società di igiene urbana. Zone ad alto tasso di presenza turistica, considerati numerosi bed and breakfast e altre strutture ricettive nate per approfittare del boom di visitatori. Non un bel biglietto da visita, insomma, è in base alle parole del sindaco Manfredi, un problema di non immediata soluzione. La situazione della, diciamo, della pulizia è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo anche però dire che noi oggi abbiamo una SIA sotto organico di varie centinaia di persone. Noi la stimiamo 400 persone sotto organico e abbiamo avuto per effetto della pandemia picchi di assenza tra il 20 e il 25%. Quindi a una situazione già fragile si è aggiunta poi una situazione contingente legata alla mancanza di personale per la pandemia. Chiaro che sulla igiene urbana bisogna fare uno sforzo importante, soprattutto partendo dalle persone, perché noi abbiamo bisogno di reclutare persone, fare in modo che ci siano le persone giuste, cioè quantitativamente giuste, e anche sulle attrezzature e sull'organizzazione che al momento è carente. Su questo ci sarà un impegno, c'è un grande lavoro che sta facendo l'assessore Mancuso, che sto seguendo anch'io personalmente, e che quindi credo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci saranno delle risposte concrete. Siamo in collegamento con Gianluca Cantaramessa, deputato della Lega. Salve, grazie per essere nuovamente con noi, ben trovato. Buongiorno a lei, un saluto a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Che sia un momento difficile per l'economia di tutto il paese è evidente, anche la Campania chiaramente ha grosse difficoltà. L'aumento, il caro bollette, così come si dice in questo periodo, ha prodotto grandi problemi ulteriori, perché chiaramente sta aumentando tutto. In Campania naturalmente si sente di più, visto che la crisi già c'era prima. Insomma, voi deputati non siete in qualche modo potuti intervenire per evitare che ciò accadesse? Ma diciamo che il fenomeno si va a inserire in un momento nel quale i fattori macroeconomici indicavano una ripresa in generale e in Italia grazie ai fondi del PNRR. Purtroppo viviamo un momento, do un dato che così ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. Il gas nel 2019 in Italia costava 52 megawatt ora. Nel 2022 arriverà a 240 megawatt ora.
tradotto in soldoni, imprese, un mare di imprese avranno difficoltà a reggere, a raggiungere il break even, quindi un rapporto, un equilibrio tra costi e ricavi, e per le aziende significa, e per le famiglie significa un aumento del 60% del costo degli imballaggi in legno, un aumento del 72% delle plastiche per agroalimentari, perché interi settori industriali derivano dal, diciamo, dal costo, dipendono dal costo del gas, penso alla carta, penso alla ceramica, penso all'acciaio, penso al vetro, e l'Italia, nonostante spesso non si abbia la percezione, è il secondo paese in Europa manifatturiero più importante, è il settimo nel mondo, per cui un aumento smodato dei costi di energia, non avendo il nostro paese una produzione di energia che ci consenta di essere indipendenti da questo punto di vista, rischia di tradursi in un aumento insopportabile di costi per le famiglie e per le imprese. Noi, sì, ma io le chiedo, voi le chiedo da deputati, non avete in qualche modo potuto interagire con il governo Draghi e chiedere perlomeno di far slittare questi aumenti in un momento così difficile per il paese? Ma noi come Lega, e in particolare il nostro segretario Matteo Salvini, ne sta facendo, sta equiparando l'emergenza dei costi di energia all'emergenza della pandemia, perché non, ripeto, non abbiamo la sensazione precisa di quello che saranno gli impatti di questo aumento dei costi di energia sulla vita delle famiglie e delle imprese. Noi come Lega abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto già nel primo provvedimento utile già votato un investimento di 4-5 miliardi, ma è chiaro che non basta. Da stime parliamo di un aumento di costi di energia e quindi di costi a cascata per le famiglie e le imprese di oltre 40 miliardi di euro nel corso solo del 2022. Allora, una soluzione tampone può essere sicuramente quella di tassare per esempio le imprese che producono energia e che quindi hanno dei vantaggi a favore delle aziende energivore e quindi delle aziende che per produrre i loro prodotti hanno bisogno di energia, per evitare che queste aumentino i prezzi in modo insostenibile per le famiglie. Di contro poi dobbiamo anche pensare a delle soluzioni nel medio e lungo periodo, e su questo si deve avere il coraggio di affrontare dei discorsi che possono sembrare dei tabù ideologici. Il paese che in questo momento inquina in meno di tutti in Europa è la Francia, perché ha il nucleare. La Germania non ha il nucleare ed è il paese che produce più inquinamento. Altro discorso per il quale ci troviamo in una situazione kafkiana come Europa e come Italia, e che l'Europa tutta insieme produce l'8% di CO2. Quindi noi, per avere un'Europa più pulita, rinunciando al nucleare, rinunciando alla produzione di gas a chilometro zero, ci stiamo condannando alla povertà in Europa. Io credo che bisogna avere il coraggio di affrontare questi discorsi sia con soluzioni tampone, ma soprattutto per permettere una giusta proporzione, una giusta convivenza tra pulizia dell'ambiente, dell'area, rispetto dell'ambiente, ma al tempo stesso ricchezza di tutto il mondo occidentale, in particolare dell'Europa. Deputato Napoli, oltre la Campania, in Napoli in particolare, oltre all'emergenza economica, viva l'emergenza rifiuti nuovamente, pensavamo fosse definitivamente alle spalle, così non è. Molti quartieri sono veramente in condizioni disastrate, ovviamente anche la ripresa turistica in questo modo diventa più difficile, insomma il passaparola poi viaggia velocemente. Ma io devo dire che personalmente ho stima sia del sindaco Manfredi sia di assessori di primo livello come l'assessore alla sicurezza dei ESU, l'assessore Cosenza, ma le premesse di questa nuova amministrazione purtroppo non sono assolutamente buone. Il video che vediamo dei rifiuti sono dei video che pensavamo fossero scomparsi dalla terza città d'Italia, dalla capitale del Meridione, che invece stanno tornando per un'evidente incapacità nello gestire situazioni che possono essere più o meno di crisi, per quanto possano impattare, voglio dire, le assenze dei dipendenti delle aziende per la raccolta dei rifiuti per Covid e quant'altro, ma si sa
in un'emergenza che possono capitare queste cose, non è giusto che a pagarne siano i napoletani. Vedere una città stracolma di rifiuti, ma aggiungo anche la Galleria Umberto, che è il salotto di Napoli, vedere ridotta, chiedo scusa del termine, ad una latrina, perché ci sono persone che urinano vicino alle pareti, ci sono barboni che ci dormono. Stiamo purtroppo rivedendo delle scene della città più bella d'Italia che non avremmo più voluto vedere, ed è chiaro che chi amministra ha una responsabilità, così come anche una responsabilità nel fatto che a distanza di 100 giorni dalle elezioni i municipi ancora non abbiano nominato gli assessori. È inaccettabile che da un lato vediamo un'incapacità della politica locale nel prendere delle decisioni e dall'altro lato vedere questa scena che stiamo vedendo di una città che è tornata a essere sporca come non accadeva da anni e una Galleria Umberto che grida vendetta per il valore, per la bellezza che ha e per come è stata ridotta, ripeto, per un'incapacità dell'amministrazione. Deputato, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a lei, un saluto a tutti i telespettatori. Insieme vediamo ancora questo servizio. Il Covid nei mesi ha acuito il disagio degli autisti del trasporto scolastico e quello del personale scolastico e ATA nella gestione e organizzazione del lavoro negli edifici scolastici fatiscenti e in alcuni casi in attesa di miglioramento strutturale. La carenza di studenti da trasportare, la mancanza di fondi per la riqualificazione degli immobili ha reso necessario un intervento politico nei confronti del Consiglio Comunale di Napoli. Per questo le associazioni Assodiritti e Camposud hanno presentato due proposte di delibere depositate in Consiglio Comunale, una riguardante l'efficientamento del trasporto scolastico pubblico sul territorio del Comune di Napoli, l'altra inerente la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché l'efficientamento energetico e la realizzazione di areazione all'interno degli istituti e degli immobili di proprietà del Comune di Napoli, diversi dalle abitazioni. Firmatari delle delibere Marco Nonno, consigliere regionale, Giorgio Longobardi, consigliere comunale, Carlo Didato, presidente di Assodiritti. Per quanto riguarda le risorse, noi siamo in attesa naturalmente del patto per Napoli, quindi sono già i primi soldi che arrivano da Roma. Poi comunque ci sono i fondi del PNRR che comunque dovranno arrivare. E come tempistiche io spero che siano discusse in aula il più breve tempo possibile, spero da qua ad un mese almeno a discuterle. Ci sono degli interventi piccoli ma significativi, non bisogna guardare solamente l'aspetto medico con vaccini o con tamponi, è importante intervenire nelle strutture e nel trasporto scolastico. Ai nostri microfoni le parole di Marcello Taglialatela, presidente di Camposud. Sia il trasporto ma anche la questione legata alla sicurezza delle aule è un elemento fondamentale per il quale vi è una responsabilità del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale, ma anche della Regione. Quindi invitiamo De Luca, oltre a fare proclami e a lanciare invettive, anche a trovare un po' di soldi per finanziare il trasporto scolastico e la messa in sicurezza delle scuole napoletane e campane. Lozano firma la riscossa del Napoli a Bologna, l'Inter si ferma, la squadra di Spalletti continua a correre in campionato archiviando lo scivolone di Coppa Italia con la Fiorentina, gli azzurri passano al Dall'Ara in scioltezza provando a rimettersi in corsa per lo scudetto con il primo posto dell'Inter distante soltanto 4 lunghezze. La squadra di Mihajlovic ha uomini contati ed è senza energia. Ai suoi problemi anche il mister Spalletti, al netto delle assenze e dei 120 minuti di Coppa con la Fiorentina, però il Napoli c'è, ha una struttura, calciatori in condizioni e cambi importanti. E Napoli dunque torna a far sognare i propri tifosi. È possibile interagire con la nostra redazione sempre scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339 4628 565. Un servizio. L'inverno è uno dei concerti per l'infanzia della stagione 2021-2022 per i più piccoli e per le loro famiglie proposte al Teatro dei Piccoli da Progetto Sonora. Un concerto interattivo per i bambini ma anche per i loro genitori, articolato in piccole sezioni di laboratorio musicale che si alternano alle proposte musicali di ascolto. Fondamentale è la libertà di movimento dei bambini nello spazio della sala per permettere di seguire la musica con il corpo. Il concerto con musicisti che suonano diversi strumenti è guidato da esperti di didattica musicale per l'infanzia, Francesco Ruopolo. Noi ci ispiriamo da una parte, per gran parte, all'esperienza di Edwin Gordon
e quindi la Music in Rion Theory, e poi dall'altra parte invece all'esperienza fatta negli anni 60 da Leonard Bernstein, che propose una serie di concerti per l'infanzia. In più abbiamo aggiunto quello che appunto chiamiamo valore aggiunto, che sono tutta una serie di azioni di animazione, di interattività con i bambini, attraverso l'utilizzo appunto della voce, del movimento, lo strumentario e anche elementi extramusicali come foulard, teli, anche magari disegnare la musica magari con lo strumento dal vivo. Un'esperienza ludica e formativa completa, utile a piccoli e grandi per condividere a ogni età la gioia della musica nella natura. In questo concerto, l'inverno, si passa dal gioco alla danza con l'obiettivo di esplorare come i musicisti di ogni epoca e provenienza geografica che si sono ispirati al ciclo naturale del cambio delle stagioni abbiano lasciato capolavori in grado di evocare le emozioni profonde del contatto con la natura. Il canto, le onomatopee, i ritornelli, gli strumenti ad arco, a fiato e a percussione, capaci di emozionare e di coinvolgere nell'ascolto e nella partecipazione genitori e bambini. Eugenio Ottieri, direttore artistico Progetto Sonora, e Adria Mortari, responsabile del teatro musicale. Progetto Sonora, sin dall'inizio delle attività del Teatro dei Piccoli, ha ipotizzato di coprire un vuoto che esiste nella programmazione di musica per i più piccoli. Infatti noi produciamo come momenti concertistici una serie di attività destinate proprio ai più piccoli, che sono musica di qualità fatta con un numero variabile di musicisti, con degli operatori didattici esperti, che garantiscono l'interattività dei bambini con le proposte di tipo musicale. Queste favole musicali hanno un grande successo dai 2 anni in su, perché chiaramente sono in grado di capire la trama, i giochi di parole, eccetera. E naturalmente ogni tanto i bambini sono chiamati ad interagire con noi. Quindi c'è anche questo passaggio, di testimone tra gli attori cantanti e i bambini, che si divertono un sacco. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci.